Per puntare in alto si deve partire dal basso. Quando si sente di non farcela più, si è pronti a fare un passo indietro. Ma nel bene o nel male, le motivazioni e le ambizioni sono sempre le stesse. L'adrenalina che ti fa tremare è sempre lì con te. Che sia la prima o l'ennesima partenza della tua avventura, amici di Formula Italian Team, buonasera. E la Season X alza il sipario anche per la Premier League 2019-2020. E come da tradizione, tutto riparte all'Albert Park di Melbourne. Dalla cabina di commento, un caloroso saluto da parte di Raffaele Acheroshi, coadiuvato dal commento tecnico per questa serata, da buon Emanuele Felicelle Mazzo, fresco di vittoria in Pro League. Ciao Ema. Ciao, buonasera a tutti i ragazzi e buona Prime. Le immagini che state vedendo in differita per difficoltà offerteci dal PSN, mentre le immagini invece però ci vengono offerte dal buon Danilo Vitetta, Danix. Ciao Dani. Ciao ragazzi, buonasera a tutti e buon campionato. È il collegamento con la stanza dei monitor, l'occhio che tutto vede, con il buon Lorenzo Tamori. Ciao Lore, fa strano non vederti in pista in treno. Sì, stasera poi è compito da facilitato perché pochi piloti, quindi speriamo che non ci sia troppo da lavorare. Sì, come anticipato allora, pochi piloti, 9 dei 10 l'assenza in casa Mercedes di Chris Nick. Abbiamo conosciuto con questo Nick l'anno scorso, Chris 83. Insomma, ci auguriamo di rivederlo poi nei prossimi GP. A proposito di Mercedes, c'è River Tsunami con la scuderia tedesca. In Renault troviamo il Tia Prince Robin, insomma un pilota nuovo, giunto con gli ultimi appuntamenti della Formula Open, e un altro pilota espertissimo come Robin. A proposito di piloti esperti, c'è ancora Alex Pilotino e Naspaz. E di nuovi volti, in effetti abbiamo Christian Marcon, ex Luni 8 con qualche sostituzione nella passata stagione in Sport League, Dottor Long e Giulio Reis, insomma Ferra, che anche lui l'anno scorso ha corso in Prime. C'è un po' di carne a fuoco, sembra abbastanza vibrante. È notevole il primo solco che ha scavato Tia Prince, mezzo secondo per quanto riguarda la pole position, fino a questo momento registrata in un primo 21 secondi 560 millesimi, ho detto circa mezzo secondo di vantaggio su Ferra. Passiamo ad Ema, cosa ci si può aspettare più o meno? Sono pochi, però c'è un po' di ciccia. Beh, io con qualcuno di questi piloti, un po' su Fit, un po' da altre parti, ci ho corso, come piloti come River Tsunami, Naspas, Alex Pilotino, Christian Marcon, insomma un po' quasi tutti, diciamo, in questa Prime. E insomma, niente, mi aspetto un livello molto, molto vicini tra i piloti, diciamo. E ovviamente vedremo, ci sarà sicuramente una sorpresa quest'anno, secondo me, visto che comunque ci sono tanti tanti volti nuovi. E non saprei, tu chi ti arresti l'occhio, diciamo, dall'inizio, Raffa? Ecco, come detto anche nel paddock, vado chiacchierando con i piloti, vedo bene il Tia Prince. No, lo dico facile perché è lì davanti già con la ball, però ha avuto qualche difficoltà in precision, più a livello tecnico, con a livello di pedaliera, insomma di device, chiamiamolo così, però a livello di velocità negli allenamenti ha dimostrato che è un ottimo livello per la Premier League. Ma io ti dico, secondo me bisogna stare attenti anche a Christian Marcon, ex Luni 8, e a Ferra, che comunque adesso è a 5 decimi da Tia Prince, e vediamo se è una stagione lunga, però sicuramente questa prima gara in Australia ci può dare la prima indicazione, mentre c'è un super controllo di Robby all'uscita della curva 3. E credo che adesso i piloti siano per effettuare il secondo tentativo, giusto, con gomme soft. Dani, super controllo di Robby in uscita da curva 3, l'hai ripreso. Qual è il punto più particolare per le telecamere, il punto più ambizioso, più scenografico, insomma, in questo bel paesaggio, in questo polmone verde dell'Albert Park? Ma sicuramente la chicane veloce, che purtroppo mi ha visto vittima in Master, è sicuramente il punto più, diciamo, tricky, un po' pericoloso, un po' al limite. Cambio di direzione veloce, sicuramente lì bisogna fare molta attenzione, direi che è il punto più pericoloso, e da altre parti, diciamo, non è così. Molto bene, abbiamo parlato degli attori, questa sera facciamo all'inverso, ora presentiamo, anzi ripassiamo un pochettino il teatro nel corso della settimana. L'abbiamo dette davvero tante, però ci siamo dimenticati di dire, come il maestro ci insegna, della grande colonia italiana presente qui in Australia, quindi Tifano Ferrari. Comunque, scherzi a parte, circuito semicittadino, abbastanza tecnico, realizzato con le strade che circondano il lago artificiale.
particolare, è ormai una bella abitudine per iniziare la stagione da qui, e iniziamo la stagione andando un po' a snocciolare il tema per quanto riguarda i tempi. Per il momento non ci sono stati dei grossi miglioramenti, se non Giulio, che si è piazzato al terzo posto con la gomma media. Sì, con la gomma media, banda gialla. Quest'anno la Pirelli ha unificato le gomme che vedremo, le mescole delle gomme che vedremo nel corso della stagione. C'è la soft banda rossa, la media banda gialla e la hard banda bianca, quindi ci siamo persi un po' quell'arcobaleno sia a livello cromatico che a livello strategico, che poteva caratterizzare, che aveva caratterizzato le strategie già fin dalla qualifica nella passata stagione. Ci sono delle bandiere gialle di tre, c'è un spazio girato settore 3, come non detto. L'uscita dalla Ascari, fa manovra e riparte senza troppe difficoltà il pilota ferrarista. Attenzione a Christian Marcon che sta per chiudere un giro, non so. 21,6. Ottimo. 60 millesimi. 21,6. Dicevamo, ottima la zampata di Tia, però in effetti Christian a 5 minuti al termine della qualifica si inizia a piazzare lì, si iniziano a delineare un po' quali potrebbero essere le rivalità in questa stagione. 5 minuti al termine, può abbondantemente tornare box e montare una nuova mescola soft, carte scoperte, vanno tutti di soft, non c'è nessuna pretattica come abbiamo visto, specie al 100% con la Pro e la Master, con i piloti che hanno preferito la gomma media per la qualifica. In pochi hanno tentato l'azzardo di partire con la mescola soft e poi non ha effettivamente pagato in gara. Al 50 invece si può puntare su una strategia rischiosa facendo soft media, un 12 giri di soft e poi arrivare fino al traguardo con la gomma media, ma ciò è abbastanza pericoloso visto che abbiamo visto la foratura di Raffo Idex proprio all'ultimo giro, che era andato su questa strategia, mentre invece si può puntare su una più tranquilla soft hard fermandosi all'ottavo giro e poi andare con tranquillità fino al traguardo con la gomma a mescola bianca, specie se poi magari si è nel traffico, ok, che si è 9, però se si ritrova nel traffico con la gomma media non si riesce a sfruttare nel migliore dei modi, non si riesce a creare quel gap che poi si va invece ad assottigliare, si va a chiudere quando arriva il calo della gomma media, mentre la hard continua a far registrare dei tempi abbastanza competitivi. 3.30 al termine, Tia Prince di nuovo in pista, dovrebbe essere nel suo giro di lancio, invece no, è già nel giro veloce. Sia forse il T1, 26.9. Giulio Strace sì, terzo nel frattempo. Giulio con mescola soft, quindi 4 decimi. Più interessante il tempo con la media rispetto a questo con la soft, forse ha sbagliato qualcosina. Sì, ci sono state un paio di imprecisioni, ho visto, ho seguito il suo giro, diciamo che poteva fare sicuramente meglio. Ha un perfetto Tia nel T2, perde circa 90 millesimi della sua migliore prestazione, almeno dal delta time che stava registrando in questo momento, più o meno comunque in linea con la sua prestazione, potrebbe migliorarla di pochi millesimi se non sbaglia qui nel T3, non molto aggressivo, abbastanza pulito nella guida, anche lontano dai cortoli. Andiamo quindi sotto il traguardo, 21.481, di 80 millesimi migliora la sua 480, pardon, migliora la sua migliore prestazione, c'è sempre quel gioco di un millesimino che potrebbe essere pericoloso. Aspettiamo quindi Christian ancora i box. Raffa, ti volevo dire una piccola precisazione sul circuito. I cordoli, sì, hai detto appunto che Tia Prince sta molto lontano, perché i cordoli su questa pista sono un'arma a doppio taglio. Se ci sai salire, diciamo, sopra, guadagni veramente tanto, ma se li sfiori o sbagli l'approccio rischi veramente di andare a muro. Quindi vediamo, sarà un altro fattore importante secondo me per la gara e anche per la qualifica. Tia forse se l'ha giocato troppo presto questo giro, perché due al termine, adesso è finita qui la sua qualifica, dubito faccio cooldown per poi fare un secondo giro su questa mescola, perché poi partire con una gomma così consumata lo mette in difficoltà strategica. Ma forse non voleva traffico e quindi ha preferito fare un giro qualche minuto prima, anche se si sa, su questo gioco fare il giro proprio all'ultimo ti dà quell'uno, due, tre decimini di gommatura della pista, vediamo. Però magari anche fare il giro da solo in tranquillità potrebbe essere stato utile. Molto bene, un altro tentativo nel frattempo.
Sì, si stanno lanciando tutti. River per il momento aveva fatto registrare un tempo solo con la gomma media. Attenzione anche a Dr. Long, anche lui con la mescola soft ha fatto bene, anche qualche gara più amichevole come la Easter Egg, quindi un occhio ci potrebbe essere anche sul pilota ferrarese, e magari potrebbe essere che magari la matta per il momento che potrebbe squilibrare. River mi sembra velocissimo primo settore, se è giusto il riferimento, 26 e 6. 26 e 6, sì, 6 decimi tolti ovviamente però rispetto alla sua migliore prestazione, 26 e 9 però ha fatto Tia Prince come migliore prestazione al T1, quindi River con la sua Mercedes è davvero una freccia almeno in quel primo settore, magari un setup più carico che potrebbe poi portarlo in difficoltà qui nel misto. 7 decimi. Sette decimi nel secondo settore. T2 per River Tsunami in 22.023 contro il 21.8 di Tia Prince, quindi forse Tia è andato sul setup più scarico, dovrebbe essere in vantaggio di 3 decimi all'incirca, qualche rapido conto. Prima curva qua. Sì, non perfetto sul punto di corda, però esce abbastanza forte, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 21, 5 invece, mannaggia. 37 millesimi. Peccato, aveva fatto una grandissima differenza in effetti nel T1, vediamo se Christian tra l'altro è sceso in pista con la media. Ferra, buono primo settore, 26,8, adesso è quasi al T2. Mettiamolo, è arrivato leggermente lungo alla staccata di curva 9, però ancora abbastanza pulito, ancora sotto di un decimo rispetto alla sua migliore prestazione, quindi è in linea per almeno mettersi in seconda fila, prendendo la posizione a Giulio che ha preso bandiera, non è riuscito a lanciarsi. Sì. Per il suo ultimo tentativo, Ferra adesso all'Ascari, ultime curve, frotta abbastanza pulito anche lui, non si prende troppi rischi sul cordolo nonostante la direzione gara abbia dato anche la concessione di allargarsi su questi tampadini posti all'esterno, però sono molto pericolosi per i traversi, si perde anche un pochino di velocità. Ferra si piazza al quarto posto come nel... sembrava tanto scritto per Tia, però sono tutti lì in pochi decimi. River assolutamente vicino, Christian sotto di 2 millesimi rispetto alla sua migliore prestazione, sarebbe un grande colpo per lui piazzarsi lì al terzo posto con la gomma media. Guarda, gli ho visto fare la S. Non credo proprio che la chiuderà sto giro. Arriva anche DRL. River Tsunami! Secondo giro. Giri sulla gomma e ce la fa. 1:21.351, pole position di 130 millesimi, si piazza davanti al Tia Prince. Chiude il giro anche Christian, ma 3 decimi più alto e credo comunque fosse annullato da quanto mi ha detto il buon Lore. Forse manca solo Robby, che però no, è più alto di 13 secondi nel T2, sta riportando la sua Renault ai box. Quindi questa la qualifica, al nono posto ha chiuso Alex Pilotino, che ha trovato le barriere sulla lungo la sua corsa, non è riuscito a far registrare nemmeno un tempo cronometrato il pilota dell'Alfa Romeo, e quindi partirà dal fondo, però almeno avrà libertà di scegliere quale gomma montare, nonostante il fatto che partirà in top 10. La diamo a salire questa volta la classifica, come detto Alex senza tempo, ottavo Naspers, settimo Robby, sesto Dr. Long, quinto Julius Reis, poi la seconda fila tutta composta dalle Red Bull, quindi attenzione anche alla zampata in vista del costruttori, sempre sentito in driver, con Ferro 87 e Christian Marcon, secondo posto per il Tia Prince e poi la Mercedes, la freccia d'argento di River Tsunami, che ha piazzato un grandissimo colpo con questa pole negli ultimi istanti, veramente ha continuato a spingere, forse si è reso conto che il T2 non era stato, sì, non era stato così buono il suo T2 nel primo giro, perché non mi è sembrato abbia fatto un giro di cooldown, perché effettivamente non c'era tempo, magari ha alzato nel T3, ha risparmiato un po' di hertz e si è rilanciato subito per un secondo giro, ce lo siamo perso con il traffico che c'era in pista nonostante i pochi piloti partecipanti a questo primo GP, però vabbè, la prima qualifica è abbastanza frizzante. Io ci fermiamo un attimino per un brevissimo istante di pubblicità e poi torniamo subito con il warm up per il Gran Premio d'Australia. E dunque eccoci tornati con le immagini direttamente dalla pista, dal Gran Premio d'Australia, Albert Park, Melbourne, il primo round della stagione 2019-2020 con la Premier League, dopo una qualifica abbastanza frizzante con parecchi colpi di scena, ci si prepara per questo giro di formazione. Ema, come si affronta il primo giro di formazione della stagione, magari anche per chi è novizio, per chi magari invece come River
torna dopo parecchie stagioni, l'anno scorso in Pro League non esattamente brillanti, e torna ad essere lì davanti, sì, in una categoria inferiore, però come detto in apertura c'è sempre la motivazione, il tremore delle gambe per ritrovarsi di nuovo lì. Beh, come si affronta? Perché la prima gara sicuramente non vorrà assolutamente fare danni, prima gara ufficiale intendo, soffitto in generale, non vorrà far danni, quindi sarà molto cauto. Magari i più esperti azzarderanno qualcosa, io personalmente andrei molto cauto, perché diciamo che se alla prima curva del primo giro della prima gara fai qualche danno, ecco, diciamo che magari ti etichettano con una, con diciamo qualcosa che non sei, qualcosa che non sei. Quindi insomma io spero che siano tutti calmi e facciano, fanno una bella gara. Comunque io spero, dovrebbero andare tutti abbastanza tranquilli leggendo i nomi. Molto, a proposito dei nomi, un nome per primo sotto la bandiera scacchi? Guarda, ti dico, credo in Tia Prince, che sarà molto frustrato per la perdita della pole position. Dani? River Tsunami. Rapidamente, Lore? Anch'io vado su River Tsunami. Io conosco me stesso e non dico nulla, ma che ci siamo, la griglia di partenza si va a comporre per la prima volta quest'anno anche per la Prime League. Ma al solito tutti al proprio posto, la testa china, i piccoli rituali, un po' di sorriso contaminato, come detto, dal tremore, un po' di fiato sospeso, cioè, e l'ansia, come detto, per non fare errori. Alla staccata della prima curva secca verso destra, la prima curva della stagione sarà già fondamentale per delineare quel che sarà questa Prime League 2019-2020, con il primo round, Gran Premio d'Australia. Stanno per spegnersi i semafori, sono appena spenti, attenzione al rilascio della frizione, è sembrata buono dalla seconda fila quello di Christian, e invece è Robbie che prende la posizione su River, che sbanda, forse anche rotto impattato con le barriere, sì, sì. Dr. Long subito al terzo posto, in buca sia Ferrari che Julius Reis, che va leggermente nell'erba alla prima curva, nelle retrovie Robby anche ha perso un po' di posizione, Robby falsa partenza, drive through per lui, sì. Ah, mannaggia, Robby lo stesso che va all'attacco di Alex Pilotino all'esterno della 3, decide di alzare il piede, non è caso. Allora Tia Prince inseguito molto vicino da Christian Marcon, che ha approfittato dell'errore nel rilascio della, diciamo, della frizione, non più di tanto, più della progressione, e River Tsunami che ha perso il posteriore, adesso viene incazzato da Julius Reis, sì, va dentro alla 9, non oppone troppo, invece sì che lo oppone, si toccano anche, si agganciano, con River Tsunami che è costretto a tornare box, e sì, è dura a livello strategico. River forse è un po' emozionato, un po' preso dal panico, forse ha fatto veramente una partenza, ha perso completamente il posteriore dell'auto, la macchina veramente era incontrollabile. Però soprattutto voglio sottolineare questo sorpasso di Julio Reis, che è molto importante, perché se River fosse rimasto avanti anche in questo settore, avrebbe perso contatto con i primi 4. Giusto. Prima lenta, diciamo, la partenza di, o almeno non brillante quanto quella di Tia Prince, che ancora prima della perdita di trazione al posteriore della Mercedes di River, Tia gli era già affiancato, poi purtroppo ha scodato verso sinistra, fortunatamente non è rimbalzato in pista, è rimasto Alex lì. Pilotino su un Aspaz, però va lungo e va nella ghiaia. Allora ringrazio Aspaz per riprendersi la prima posizione, ovviamente bandiere gialle per questo errore di Alex, va a scontare il suo drive-thru Robby, va a mettere la media riverso una, probabilmente farà media hard a questo punto, sì, costretto alle due soste, media è un difficile, ma in realtà non impossibile, vediamo. Magari anche con una safety car sono pochi i piloti, mi auguro che non entri. Scusami, errore di Dr. Long, che è andato fuori, è andato sull'erba e ora le gomme sporche, e Ferra si è praticamente appiccicato. 4 secondi accusano già dalla coppia che si sta giocando la prima posizione, sta lì Christian in attesa con Tia che va un po' largo, Christian troppo interno, sbanda un po' zigzag, ricordiamo i piloti che in realtà non devono zigzagare, anzi consuma e scatta le sue gomme, ma devono alzare il piede come da regolamento. Christian comunque ha preferito zigzagare in questo modo per perdere ciò che è andato a guadagnare con il taglio, segno comunque della lucidità che è consapevole del taglio, peccato che però è anche più sicuro andare ad alzarlo, che insomma scia in questo modo, dover zigzagare in questo modo nel corso degli anni aveva portato qualche difficoltà. Non so se Dr. Blanco è un danno all'arco, è andato molto largo all'ultima curva, sta alzando i suoi tempi,
e su di lui rampa ferra, ma sulla quale sta rientrando Giulio. Molto Sì, preciso la tappa sì, sì. della 1. Giulio, ti dicevo, con questo passo lì si è veramente preso una bella chance adesso per giocarsi il terzo posto con questi due piloti, mentre per ora sembrerebbe che Christian e Tia Prince ne abbiano un po' di più. Vediamo come si evolve la gara, gestione gomma qua della soft, molto importante, e soprattutto molto importante capire se andranno su hard o su media, e vedere come si evolve la gara. Oh, mamma mia, Cristian vicinissimo. Davvero sotto a Tia, che non si sta risparmiando in nessun modo, sia con la gomma che a livello di batteria. Christian invece è calmo dietro di lui, anticipa le frenate, non esagera. Tia invece entra molto stretto nelle curve, sembra quasi soffrire anche un po' di sottosterzo. Nel T1 l'ha visto andare non perfettamente al punto di corda, quindi come detto al buon Ema, attenzione alla gestione della gomma, va trattata bene, specie in questi primi giri, per almeno allungarne un po' la vita. Da Scusa, questa tornata vadi vadi. Raffa, ti interrompo, ma c'è Giulio che sta andando come un missile e ha già ripreso Ferra e Dottor Long. È già in zona DRS di Ferra, ha aperto DRS nella nuova zona disponibile lì nel T3. Allora, chi è Christian che proseguono sereni, li lasciamo in questo momento. Bandiere gialle nel T3 per Robby, che va in testa 1 in uscita dalla S, riesce a evitare le barriere. Lo supera, riversa una. Attenzione a Christian che si fa solo vedere però su T. Allora ripostiamoci su Giulio, però no, è lontano in questo momento da Ferra. Tra un po' si sta per riaccendere la bagarre anche tra Naspas ed Alex Pilotino. Piloti sì, già un po' sgranati in tre coppiette. Bandiere gialle nuovo, credo Sì, sia è pericolo Robby. di voi. Robby ha le gomme, Ha rotto l'ala. secondo me, molto scaldate. Allora Le dovrà rosse riaccompagnare qua. la sua Renault. Le rosse qua si scaldano subito. Dovrà quindi riaccompagnare la sua Renault ai box per evitare ulteriori danni. C'è Christian che rampa, come detto, nei confronti di Tia Prince proprio nel T1. Arriva molto vicino verso la S. Attenzione a dover anticipare la frenata nel giusto modo, perché Tia potrebbe anche lui anticipare un po' la frenata per favorire l'uscita, entrare più lento in curva, uscire più forte e difendersi in questa nuova e terza zona Ci prova DRS. adesso, ci Arriva prova molto vicino adesso. verso la scheda Long di Christian. errore, errore di Long alla S in uscita, viene passato sia da Julius che da Ferra. Fortunatamente è sana la sua Ferrari, quindi può proseguire, solo un po' sporca le gomme, spero se ne renda conto. Infatti anticipa un po' la frenata e la tira avanti. Attenzione a pagarli davanti per il primo posto tra Tia e Christian. Un Tia che, come detto, sembra in difficoltà nel T1, più guidato, poi si vede come ci riesce a scappare, a difendersi abbastanza bene, ed anche una staccata vigorosa alla 13, alla Ascari, si è riuscito a tenere la prima posizione nell'attacco. Un po' timido, però comunque pur sempre un attacco da parte di Christian Marcone, che di nuovo si fa vedere verso la staccata della 3. Tiene l'interno il Tia Prince, all'esterno Christian Marcone affonda una grande staccata, la gira bene, Mamma riesce a mia, sorpassone. sopravanzarlo. Grandissima la manovra di Christian Marcone, si prende al primo posto in questo modo. Un Tia che ci ha provato anche a restare lì, a tenerlo esterno sul corto l'interazione, ma ce la fa Christian in questo T1, è scappato via subito dopo il sorpasso. Molto bravo Sì, del guidato Christian. diciamo che Christian ha sfruttato il fatto che il richiamo della curva dopo fosse dalla sua parte, quindi ha allungato di molto la staccata. Ha staccato dopo, mentre Tia Prince, essendo più interno, ha dovuto staccare prima. E insomma, bellissimo sorpasso perché Tia Prince comunque poteva resistere all'esterno, ma non ci è riuscito. E ora Christian ha dato un secondo e due a Tia Prince. Attenzione, dallo strappone adesso. No, ancora stava zigzagando. Ho paura però, perché questi zigzag si va a perdere, però non so come agire la direzione di gara. Appunto. Okay, non è concesso il zigzag, ma deve alzare. Si rende conto che ha tagliato, però è un problema. Non vorrei che ci siano spiacevoli sorprese nel post gara. Vedremo quel che sarà, vedremo anche la bagarre che sembra essersi accesa tra Ferra e Giulio, perché Ferra ora non ha più il Naspas con DRS. Alex. Lo accompagna Quasi qua sull'erba. sull'erba. Vecchie rivalità che si sfogano in questo momento con Naspas che resta al centro della pista. Qui Alex non può passare, si gioca nel sesto posto, ma si gioca il sesto posto tra due piloti molto esperti che tanti GP hanno affrontato. Attenzione a Giulio che è molto vicino a Ferra verso la 3. Vediamo se fa la stessa manovra di Christian. Probabilmente gli è stato detto che è abbastanza efficace. Probabilmente più lo sa, che non siamo in live, siamo in differita. Anzi, salutiamo la chat e salutiamo tutti noi che probabilmente staremo di nuovo a rivedere questo finora. GP abbastanza divertente. Sì, il gruppo si è sgranato, però lì davanti già stiamo vedendo una rivalità che si sta delineando. Peccato per quell'errore di River al via, che poi, diciamo, rimanendo un po'
al centro del gruppo ha tardato sia Ferra che Dottor Ferra Loco, sull'erba, Ferra sull'erba, Giulia all'attacco. Sono ora verso la S, esce abbastanza vicino Giulio, dubito voglia tentare una magia barra follia quell'ingresso della S, no, è ancora abbastanza lontano, bravo anche in gestione per quanto riguarda la sua batteria, abbastanza lontano anche qui nella nuova zona di DRS, porta sulla staccata della Scari, curva 13, attenzione a queste bandiere gialle con Robby che ha fatto passare. Ah, ma peccato, doppiato già al sesto giro per le difficoltà che ha avuto all'inizio gara. 2-1 Alex, un attacco all'esterno di nuovo, si difende all'interno della lunghissimo Alex. Ha provato a tenerla però non ci stava la staccata così profonda. Oh, attenzione che adesso le gomme sporche, almeno non trovare le barriere, riprendi in aspa, sale e continuate come una battaglia, ci si diverte in questo modo. Di davanti in effetti sono già abbastanza lontani, quindi c'è poco di più da giocarsi, anzi quasi non conviene a Naspaz arrivare proprio sotto a Dottor Long, visto che sono sulla stessa strategia e sono nella stessa scuderia. Per ora l'unica lotta sembrerebbe essere Ferra con Giulio, mentre River Tsunami piano piano ha ridotto già il suo distacco su Alex Pirotino a 7 secondi e 8, vediamo se riuscirà almeno a recuperare per entrare in top 5, sembrerebbe avere il passo. Beh sì, per River è importante, visto quanto il livello, diciamo, è importante almeno contenere i danni. La pole position c'era, magari puntare anche al giro veloce con il format abbastanza particolare che dà la direzione di gara, sarà la direzione di gara ad assegnare il punto dopo che occhio errore di Giulio, ha rischiato tantissimo, una marcia in meno ha messo. Sì, quest'anno tanti, nel scalare troppo di fretta si blocca l'asse posteriore, perde livello. Penso l'abbia surriscaldato un po', perché adesso questo traverso è stato un po' strano, e quindi perde un po' di grip e perde tempo in questo modo. Giulio respira Ferra per il momento, primo e terzo posto per le Red Bull, ottimo al costruttore, come detto, che è abbastanza sentito, ma occhio a Tia che sta un po' crollando, anzi un po' tanto, 2 secondi ed 8 adesso in questo momento da Christian, fuori anche dalla zona undercut. Forse è leggermente più delle posteriori. Ormai siamo in zona pit. Appunto, un undercut su un circuito come questo, e con il fatto che vai a montare la hard, se ti fermi in questo momento, nemmeno paga più di tanto per Attia. Quasi conviene tentare di risparmiare qualcosa in questa fase, almeno di Ers. E quando Christian si andrà a fermare per mettere la hard, fretta a provare a tirare lì un giro in più per almeno riavvicinarsi. Anzi, Christian continua a spingere bene, è salito anche sul muro dei 3 secondi di Oreo 3-2, esce leggermente di traverso dalla S veloce della 11 e della 12, sia Prince, pulito Ferra sui cordoli, pulito quanto aggressivo, fa lo stesso Giulio. Arriva Long che ha perso un po' di contatto, è abbastanza segnata la sua anteriore sinistra, forse sarà lui il primo sia a mischiare le carte, perché essendo al quinto posto, quindi il pilota dietro molto lontano, non ha nulla da rischiare, anzi dovrebbe rientrare proprio dietro a River con una parecchia pista libera. E Alex Pilotino ha girato in un punto veramente strano, diciamo, forse ha scalato anche lui una marcia prima e l'ha persa all'ingresso della chicane. Sì, l'ha persa all'ingresso, sì, veramente è molto strano, non ho visto nessuno girarsi lì, forse problemi alle gomme, e sembra una stupidaggine. Sono riscaldato tantissimo. Sembra una stupidaggine, ma davvero basta un piccolo traverso e le gomme su questa pista veramente vanno a KO. Io fossi in lui rientrerei. È probabile. Nono giro, si mette la hard e si va. Infatti la accompagna. Comunque, quarto, quinto, testa avuta della serata e nessuna rottolata. Diciamo, l'ala è stata rotta solo. L'hai detto. No, Robby ce l'ha rotta. Robby arriverà via. E arriverà via, sì, quindi comunque rispetto, sono ancora tutti lì, l'ottimo, ecco fatto, sono ancora tutti in pista, tutti felici a prendere punti questa prima serata con la Prime League. No, sì, i volti, i nomi nel momento in questa serata, però con la Open come la passata stagione probabilmente si potrebbe ampliare il mazzo di carte anche per questa stagione con la Prime.
Continua Christian e continua a guadagnare nei confronti del Tia Prince. Aspettiamo, no, vai box Tia, quindi passo gara con la gomma soft, effettivamente che è al suo termine. Attenzione alla pit lane impostata a 60 km/h. Stop and go. Questo è tutto errore di inesperienza, ragazzi. Errore di inesperienza, secondo me, perché insomma è un errore un po' banale, se mi passate il termine, perché si sa che qua la pit lane è molto severa, 60 km/h. Sicuramente le prossime 20 gare non lo rivedremo, fare questo errore. Meglio prenderla subito la scottatura, così almeno sì, già lo sa e via. È semicittadino, però c'è sempre la parolina cittadino, quindi il limite a 60. Nei test durante le lobby, tanto attenzione a Ferre e Giulio, è importante uscire a pista libera. Giulio è un po' sfortunato. Si trova nel panino tra Naspaz e River, che è vicinissimo adesso. Giulio in questo momento si vediamo con la rossa, ma in realtà ha la hard dalla direzione di gara, ci viene segnalata in questo modo. Giulio si può almeno difendere con il DRS nei confronti di Naspaz. River, sarebbe perfetto per lui passare Giulio, tirare ancora un po' questa media e magari, se riesce a spingere davvero così tanto, ne ha così tanto di ritmo, potrebbe provare ad inventarsi qualcosa. È comunque una sosta e deve recuperare Naspaz lì davanti, che va lungo, passa Giulio, rientra in pista, River prova ad infilarsi, Sembrava Fettele. Ho visto parecchio, un po' irruente. Naspaz in box, molto lenta entrata ai box di Christian. Long si è praticamente, vabbè, ha lasciato passare il Caprizio, non so se ha un problema. Mamma mia, River con forse era uscito lento dalla S. Era completamente spostato, sembrava quasi un doppiaggio. È appunto messo le medie anche Christian. Attenzione, Tia arriva lanciato, attenzione perché potrebbero essere appagliate la staccata della tre, perché qui alla 1 Christian può difendersi bene, ma con l'incrocio di traiettoria Tia Prince, che esce più veloce della 2, potrebbe tentare l'attacco qui alla staccata della 3, rimettersi davanti, non ha il DRS ovviamente perché era lontano. Staccata profonda, gli restituisce Pan per focaccia questa volta, però Christian lui la tira profonda la staccata, non ci sta a subire il suo stesso attacco, quindi si tiene al primo posto. Grande l'undercut da parte di Tia Prince. A livello strategico andare con la media, occhio, perché se Tia ha sofferto così tanto il consumo della soft, ha un po' di paura per lui questa gestione della gomma media. Stato lungo alla 6 Christian, pizzica un po' l'erba, allora Tia Prince esce più forte verso la 9, va profondo all'interno, attenzione, chiude la porta senza troppe difficoltà Christian, nel traverso Tia, che interazione sul cordolo. E respira Christian, che anche con un po' di malizia ha affondato la staccata e ha chiuso, ha detto per passare lì effettivamente bisogna tuffarsi quasi alla disperata. Ce l'ha fatta Christian, voglia tenersi il primo posto, poi scappa via un secondo e tre adesso dopo quel piccolo errore come detto di Tia Prince. Long dopo 10 giri continua con questa gomma soft, ha perso una sosta sul gruppone di testa, ha perso quasi 20 secondi su Ferra e Giulio, con la quale si stava giocando il podio. Non sto capendo questa strategia, forse vuole allungare per poi arrivare lui sì sicuro con la mescola media, però quasi e andare con l'arte. Se mi permetti Raffa, direi un momento abbastanza importante per i primi due Christian e Tia Prince, perché Tia Prince in questo momento ha 5 secondi da scontare, non credo che si fermerà di nuovo, e deve capire se in questo momento della gara attaccare, prendersi i 5 secondi, oppure, cosa che io sinceramente farei, visto anche il momento della gara, andare un pochino magari più piano, accontentarsi per ora di questa seconda posizione, prima gara, e prendere margini su Ferre e gestire anche le gomme, perché le medie da portare in fondo si possono portare, ma non è una cosa facile. Raffo Ilex testimone. Sì, Raffo credo sia anche l'ingegnere per Tia Prince, sia lui che Raffo e Stem sono particolarmente in contatto questi tre piloti all'interno del Ferra paddock. Ancora lungo in curva 6. Ferra che ostico nel difendersi nei confronti di Giulio, entrambi sulla mescola hard. Giulio che si è sempre sembra visto in questa gara più, per ora ha tarpato le ali. Prima da Ferra, poi nel giro precedente era nel primo giro. Era riuscito però con un'ottima posta a scavalcare River Tsunami con il Dan Nadal. River che è risalito fino al quinto posto, diciamo danni contenuti, però dovrà effettuare un'ennesima sosta. Lui può puntare al quinto posto che gli è stato quasi, tra molte virgolette quasi, regalato da Dr. Long, che a livello strategico mi viene a dire che si è un po' suicidato. Ha regalato, cioè si è autoestromesso dalla lotta Ferra e Giulio per
per il podio. Se Tria è riuscita a riprendere 3 secondi a Christian con un undercut, credo che Long poteva quasi fare la stessa cosa nei confronti di Ferrari e Giulio, o almeno mettere le hard per imitarli. Ma prima si è proprio fermato per far passare Vince e Marcon che arrivavano, cioè come se fosse un doppiato, perdendo quindi anche lì un sacco di tempo. Estremo gesto di galanteria, il gentleman driver forse lì un po' troppo, però prime esperienze, prime chilometri, e fa tutto farina, diciamo, è tutto comodo per l'esperienza, insomma, di questi piloti. Comunque lì davanti la rivalità, come detto da Ema, si è delineata, e quindi Tia, diciamo, si potrebbe accontentare, magari aspettare qualche penalità di Christian, che continua a zizzagare vigorosamente. Sto vedendo cose, mi piace, ragazzi. Il cuore per poter dire. Un po' confido in un micro desync della modalità spettatore, perché effettivamente, insomma, tanto i giri richiesti saranno pochi. Lo stesso Tia l'ho visto molto pimpante alla 12 nel richiamo interno, quindi magari nel post gara. Nel post gara intanto arriva. A proposito di penalità, ne parlavamo in maniera un po' oscura, un po' scendendola lì nell'ombra. Arriva precisa, pulita per Dottor Long, 3 secondi di penalità. E come detto, visto che siamo Giulio adesso è molto vicino, e se non passa adesso, non passa più. E va dentro alla 1 con Ferra che si tiene all'esterno, prova ad affondare un po' la staccata, forse con un incrocio poteva tentare di rispondere a Giulio. Comunque si può tenere lì Giulio, anche perché in questo circuito c'è il punto di DRS detection point, singolo, quindi Giulio può attaccare con il DRS e poi difendersi per prendersi questo terzo posto. Adesso o scappa via oppure Ferra riesce lì calmo, si accoda il codone, si giocano questo podio che è 13 secondi dalla vetta. Ricordo Raffo Idex, la foratura all'ultimo giro, però se succede ad entrambi e vince Giulio con la hard, e magari se la giocano all'ultimo giro Giulio e Ferra con la hard, sarebbe incredibile, e arriverebbe di nuovo a podio in maniera incredibile. Insomma, un primo round della Prime molto prevedo cose, se succede io mi faccio una magliettata, non è molto, ma è un lavoro onesto. Lunga la gara, ragazzi, è lunghissima. Secondo me Christian, visto che ha fatto una buona gestione della gomma rossa, Tia Prince magari potrebbe far fatica, ma la vedo veramente ostica a recuperare 14 secondi. Mentre Tia Prince tanto fa anche il giro veloce. Non si sta risparmiando. In effetti quasi a metà gara, è lunga a livello strategico, uno dice può arrivare fino al traguardo, però Hamilton, Verstappen in Ungheria, Tia non ha nulla da perdere, si ferma prima perché lo spazio c'è nei confronti di Giulio, vista la differenza di mescola, si ferma e mette la soft. Lo riprende Christian. Guarda, ti dirò, se fosse stato un 100%, sì. Una 50, te la posso dire per la mia molta esperienza, fare una sosta in meno, anche se vai 2 secondi più lento, è sempre meglio. Ovviamente ci sono dei casi eccezionali dove la sosta in più paga. Però secondo me, io fossi Tia Prince, ti ripeto, con quei 5 secondi là anche dello stop and go, terrei il secondo posto per questa gara. Non è assolutamente male per un esordiente. E, insomma, il campionato è lungo, non si vince il campionato alla prima gara. Piazzamenti, la mia esperienza può confermare Danix, i piazzamenti aiutano molto a vincere un mondiale. E secondo me, oddio, parla di mondiale alla prima gara è presto, però insomma dai, piazzamenti aiutano, danno morale anche, soprattutto. Magari potrebbe tentare la rossa giusto per tentare l'attacco al giro veloce. Però si ricordi sempre dei 5 secondi, perché sono dei cagnacci di lui. Dovrebbe, mi pare 24-26 secondi sia qui la sosta, quindi una finestra sicura di 30 secondi bisogna che se la apre nei confronti di Giulio e Ferra. Per il momento non siamo nemmeno a metà. Uscirebbe dietro a Dottor Long. In effetti sarebbe un po' pericoloso come scelta, tanto vale accontentarsi. Non male il ritmo di River Tsunami, che si mantiene a 2 secondi e mezzo da Ferra con una gomma di 14 giri e sta addirittura guadagnando su Dr. Long, quindi potrebbe magari accendersi una lotta a fine gara River Tsunami-Dr. Long per il quinto posto. Sì, credo lo vedremo in box o in questo o al prossimo giro River.
almeno se vuole montare la media. Se vuole montare alla soft deve tenere ancora per 3-4 giri, diciamo. Anche se sbanda un pochettino qui alla 6, quindi credo sia la volta giusta per fermarsi. Oppure è stato solo un piccolo errore da parte di River. L'anno scorso davvero tanti incidenti per due percorsi in Pro League, con prestazioni in realtà che non hanno mai rispecchiato troppo il suo valore. Lo ricordo in maniera molto più divertente nella Sport, che stava lì ai limiti della zona punti, si giocava le posizioni. A Austin mi sembra nel 2016 River a Austin fece anche terzo in Sport, il 2016 non facile fare podio in quella Sport, vi posso garantire. E quindi c'erano sì, due posti già presi praticamente quell'anno in Sport. E quindi sì, un River che speriamo che tornando alla categoria 50 si riscopra, secondo me si è riscoperto. Un discorso forse scelta non giusta per lui, voleva seguire il suo compagno di mille merende e battaglie Nicola, e vediamo, secondo me può fare bene quest'anno. A proposito di statistica, parliamo dell'unico podio di River. A livello statistico è bellissima invece la nuova veste sviluppata proprio dallo stesso Quidori in quest'estate, per tanto occhio alle bandiere gialle, non si sa mai che sia qualcosa lì davanti, no? Era Dottor Long mi sa che in curva 1 sì. Ha perso 3 secondi. Allora per River si fa più rosea la possibilità di arrivare al quinto posto. Diciamo, a livello di statistiche, sul nostro forum www.formuletelenteam.com c'è cioè l'apposita sezione statistiche campionati, è davvero un'interfaccia facilissima da navigare, molto intuitiva e assolutamente elegante quanto bella per scoprire tutte, sia le statistiche dei singoli piloti, ma soprattutto le statistiche per quanto riguarda le categorie. A livello di Prime è interessante vedere che negli ultimi 3 anni in effetti abbiamo avuto 3 vincitori diversi, ma non ha mai vinto il pilota partito dal secondo posto, che è la posizione che aveva nel secondo c'era Tia, quindi in questo momento non sta vincendo. Christian partiva dal terzo posto, se non vado errato. Terzo. Sì, era in seconda fila. Sì, e allora andrebbe ad eguagliare le vittorie di Schill e Evilfart, che rispettivamente nel 2017 e 2018 hanno vinto proprio scattando dalla terza posizione. A livello statistico c'è da registrare una vittoria per Fit Lotterer, che vinse partendo dalla pole position. 3 poleman diversi in 3 anni, 3 vincitori diversi in 3 anni, pare che siamo sempre su questo trend. Direi, sì, direi anche 4 su 4, perché sì. Non c'è più nessuno di quelli. Christian e River stanno riscrivendo anche queste statistiche per il Gran Premio d'Australia. Ancora le bandiere gialle, spero proseguono tutti senza troppe difficoltà. L'NT2 non... Forse Robby era. Non so se qui è il doppiaggio, forse Robby. È sana la vettura? Su di lui sta arrivando Giulio, forse per il doppiaggio. Sì, assolutamente sì, per il doppiaggio. Lì davanti, torniamo un attimino lì davanti dopo questa parentesi a livello di statistiche, sono saliti a 6 i secondi che si parano Christian da Tia, nonostante il Tia Prince stesse spingendo e anche aveva fatto registrare la prestazione più veloce, e restano più o meno 15 invece i secondi che lo dividono dalla Mescola Art montata sull'Alfa Romeo di Julius Reis. Segno che non sta pagando bene la gomma su Tia, il consumo. Giulio, che si vedeva che evidentemente ne aveva qualcosa in più di ferro, non molto, ha allungato su lui. Mentre River by box 19-29, credo la rossa. Soft. Vedo rossa. Anche dalla strategia, dalla direzione di gara ci viene confermata la mescola rossa sulla Mercedes di River, che dovrebbe uscire proprio dietro al Dottor Long. Si allontana un Aspaz, che potrà suonare la carica all'attacco del quinto posto del giro veloce. Sta arrivando Ferra su Robby per il doppiaggio, si fa correttamente sulla destra Robby, e quindi prosegue senza troppe difficoltà il pilota della Red Bull. Lì davanti addirittura 7 secondi, continuano a salire. Il divario tra Christian e Tia ha un po' di timore, come detto, perché Christian è sul dritto, vedo sempre il zigzagare, quindi credo che a fine gara potrebbe cambiare qualcosa. Però anche Tia non è stato pulitissimo, magari nel dubbio vince Giulio, ecco. Dovremmo aspettare i risultati, i referti dei giudici e del post gara, poi qualche giorno per lo scrutinio di tutti i giri, per assicurarci insomma la cosa sia
più equa possibile, diciamo, un po' per tutti i piloti. Penso che River Tsunami adesso con questa gomma andrà a prendere ovviamente il giro veloce e la quinta posizione. Per il resto, guadagnato due secondi. Sono curioso. Ah, ecco. 3 secondi. Sono curioso di capire il Tia Prince e Christian se riusciranno con questa gomma a tirarla per bene fino alla fine. O c'era un crollo. Sì, sì, sono molto curioso di questa cosa qua, perché sinceramente nelle prove anche con i ragazzi della Sport, della Prime, nel 50, non ho ancora ben inquadrato quale tra i due sia la strategia migliore. Anche lunedì non si è capita bene, sembrava che Scrax avesse la strategia migliore su Dovi, ma in realtà dietro era totalmente diverso, quindi insomma sono curioso di capire quale sia la migliore. Tra pochi giri lo scopriremo, che ne mancano solo 9 al termine, l'ultimo terzo di gara per questo primo round con la Prime League 2019-2020, Gran Premio d'Australia, Melbourne, Albert Park, un polmone verde che ci sta regalando valori abbastanza divertenti. Sembrava quasi già tutto scritto, anche per le voci che sentivano nel paddock, i test che erano stati fatti. Invece Christian Marcon, che tra l'altro non ha fatto una season estremamente brillante, lo si è paragonato anche ad un Dr. Long, che invece si è gestito abbastanza bene. Christian Marcon, come detto, a guidare, quindi la classifica sono delle bandiere gialle per Naspaz, lungo alla 3. In sua difesa posso dire che ha sbagliato Prost, mai hanno sbagliato tutti lì, quindi rossa per Alex. No, 34 secondi da Naspaz sono un po' troppo, quindi credo arriverà in questa posizione. Magari può giocarsi il giro veloce con River, anche se River credo abbia i cavalli in più del volere andare a riprendere Long, della rabbia anche di aver perso la possibilità di giocarsi la vittoria, perché insomma con quella pole position ne parlavamo, microfoni spenti mentre eravamo un attimino in pausa, c'era un po' di timore. Tanto sì, direi che suona la carica River Tsunami con un 24.803, diciamo, ne parlavamo durante la pubblicità, c'era un po' di timore per River, si pensava che fosse lui il primo ad anticipare la sosta, perché due giri veloci sulla stessa gomma, il bot stava continuando a girare dopo l'esposizione della bandiera a scacchi, si pensava che la sua gomma potesse essere un po' più usurata. E forse, tra molte virgolette, quel forse, perché è stato un errore più di esperienza, diciamo, nelle partenze, quella perdita di trazione potrebbe anche essere stata causata da due giri sulla stessa mescola così spinti, e quindi in questo momento gli hanno compromesso la sua gara. Per ora al sesto posto, 2 secondi e 6 a Dr. Long, 2 secondi e 6 che si stanno riducendo rapidamente, dovrà passarlo e poi guadagnarne 3 di secondi, ovviamente nei confronti di Dr. Long. Arriva, si fa sempre più delineata, sempre più definita la sagoma della SF90 davanti alla Mercedes di River Tsunami. 1.6 già passata, già passato il detection point, quindi per ora nulla da fare per River Tsunami, almeno in questa doppia zona qui, che in questo rettifilo che porta alla staccata della 1, e poi nel rettifilo tra la 2 e la 3 chiude bene sul corto Dr. Long alla 1, però spanda leggermente in percorrenza alla 2, quindi lascia lì decimi preziosi che rosicchia senza fare troppi complimenti, quasi senza nemmeno ringraziare. River Tsunami dice: mi passo sopra, devo recuperare. Ho detto amareggiato per quell'errore, però almeno si è reso una gara più frizzante anche qui nel centro del gruppo. A parer mio, errore, come ho detto prima, secondo me più che altro è stato mentre 3 secondi per la scrutina, cioè era molto concentrato, era tutto carico, sai, la tensione prima della partenza, e insomma ha dato un po' troppo gas. Quando si somma tutto. Sì, è una brutta sensazione, cioè è una brutta ma è una bella sensazione allo stesso momento. Per un momento un colpetto di lag di Dr. Long, l'ho visto teletrasportarsi all'indietro prima della staccata della S, però sembra essere tutto in ordine. Però lungo, attenzione. Attenzione, dopo la schiari è un po' difficile qui ritagliarsi uno spazio, conviene aspettare. Occhio che lì davanti ne ha 5 T e ne ha 3 Christian. Occhio, non si sa mai.
con le penalità sopra la Ferrari di Dottor Long arriva il tsunami che ora posiziona il DRS, chiede tutta la potenza del suo muretto. Per quanto riguarda l'Ersa, arriva un po' lontano la staccata della 1, quindi affonda il colpo di Dottor Long per difendersi, va lungo e però va fuori nel richiamo della 2. La Ferrari questa volta ha ringraziato River, gliel'ha resa un po' più semplice Dottor Long, nonostante una buona staccata alla 1 troppo profonda, non è riuscito poi a tenere almeno sul cortolo la sua vettura nel richiamo della 2, quindi erbetta fresca per lui e concede così il quinto posto a River Tsunami, che adesso sì, ok, la rabbia di tutto, però 19 secondi su Ferra mi sembrano un po' troppi. Come detto, ne deve guadagnare su Dottor Long 3 per mantenere questo quinto posto almeno a discapito, almeno secondo. Le penalità marchiate in Codemaster, di nuovo le bandiere gialle nel T3 sono per Alex in testa coda in uscita dalla S. Sì. E l'ala è sana ancora una volta. Bene, meglio così, 24-29, adesso il 90% credo sia il 27, quindi tenete duro ancora tre giri e tutti classificati, tutti a punti, quindi per una volta la gufata non è stata efficace, magari quest'anno riusciamo a... mi riesco a depotenziare un po' e c'è anche meno materiale per i DVD. Ne un altro. Ecco, ma che ha parlato potrebbe essere pericoloso, perché... Allora, mentre vi segnalo un piccolo calo della gomma di Kia Prince, perché Giulio mi sa che è passato da 15 secondi a essere 200 a 12,9. Ovviamente manca pochi giri, però è lo stesso Kia Prince, è passato, era 8 secondi e mezzo da Christian, adesso è a quasi 12, quindi sembra un calo importante. C'è da lavorare, sì, c'è da lavorare sul consumo della gomma per il Kia Prince, che a livello velocistico ha dimostrato di essere lì anche in qualifica, nonostante la zampata sulla campana da parte di River Tsunami, però insomma si era piazzato davanti a Christian, che non aveva messo insieme un giro perfetto. Possiamo dire, no, arrivano 3 secondi per l'altra Renault di Robby, e comunque c'è da lavorare sotto questo fattore. Adesso credo sia completamente in gestione, perché non può assolutamente permettersi un errore, una foratura, non può scendere dal podio per ciò che ha fatto vedere. Lo darei sia a Giulio che Ferra, il terzo gradino del podio, però forse Giulio l'ha meritato un pochino di più, specie a livello di velocità e di calma, visto che non riusciva a passare Ferra, detto, okay, aspettiamo magari una mescola differente, un errore di Ferra che poi alla fine è arrivato, quel piccolo errore in trazione andando un po' largo, che ha permesso a Giulio di essere più vicino e chiudere il sorpasso. Giulio l'ho visto. Giulio tutta la gara, anche quando era dietro, mi sa, al Dottor Long, l'ho visto sempre molto cauto nelle staccate, aspettava, si rallentava, si accodava e ha sfruttato il momento giusto, un pilota molto cauto e di molta esperienza, che secondo me può fare ottimi piazzamenti quest'anno. Anche lui esordio con podio non sarebbe assolutamente male. A livello di piazzamenti magari, attenzione, altri 3 secondi per il Kia Prince, arriva a quota 8. Non mi pare che Giulio abbia penalità, come detto, bisogna... No. Deve fare attenzione, perché se cala drasticamente la sua gomma, Giulio potrebbe rientrare in questi 8 secondi. Vediamo se allora Giulio riesce a fare il miracolo di ottenere addirittura il secondo posto. Potrebbe essere, come detto, una buona zampata sia a livello di costanza in pista, a livello di tempi, ma anche poi nel corso della stagione. Come detto, solo la prima gara, però almeno le rivalità sembrano essere un po' scritte per il primo posto a 5 piloti, che non è affatto male come cosa, con qualcuno che magari ha leggermente più di velocità, qualcun altro che invece riesce a tenere meglio la gomma, e quindi anche magari a seconda delle caratteristiche del circuito potrebbero favorire altri a discapito di qualcun altro, quindi potrebbe essere anche per quest'anno una stagione di premi bella frizzante. L'anno scorso addirittura a metà campionato arrivavamo con 3 piloti in 7 punti, una stagione divertentissima. Poi Lore arrivò a giocarsela con Patrice Berry, entrambi il passaggio alla Sport per tanti della Premier l'anno scorso, c'è stato quest'anno il passaggio alla Sport League, segno anche di una maturazione che è arrivata sia nei duelli ma anche a livello di velocità, e quindi bella come cosa, sempre positiva i riscontri della Premier. Quest'anno in Prime e in Sport è arrivata veramente una ventata, diciamo, d'aria fresca, perché ormai erano 2-3 anni che non dico che giravano sempre gli stessi nomi, però
entrambi le categorie c'erano sempre quei 5-6 piloti bandiera gialla al T1, credo sia un doppiaggio. Arcobi, uscita dalla Ah. 2, si aggira. Sì, dicevo, per la Sport e per la Prime sono passati diversi nomi, però insomma, diciamo che c'erano sempre 4-5 piloti come punto di riferimento. E invece da quest'anno molti piloti della Prime sono migrati in Sport, portando proprio una ventata di aria fresca. Infatti si è visto soprattutto questa gara, è stata piena di volti nuovi, così come anche in Prime stasera, davvero tanti tanti nomi veramente nuovi, con un pizzico anche di vecchie conoscenze, diciamo. Eh sì, vecchie conoscenze che a livello di classifica hanno arrancato questa sera. Insomma, si parla di Naspers, Alex Pliotino e Robby. Speriamo magari che possano in qualche circuito più digestito, più digerito da loro. Ad esempio, Alex l'anno scorso stava ottenendo una bella prestazione in Bahrain a livello strategico, era riuscito a risalire fino al secondo posto, anche con la velocità se l'era riuscita a giocare. Poi un errore, essiccato il cordolo nella destra in salita alla fine del T2, quindi testa coda come sono riscattate, e poi il disastro, quindi dal secondo posto fino al ritiro, dove stiva le vesti della Mercedes. Magari, quindi, già dalla prossima settimana in Bahrain, quando i campionati si sposteranno tutti a Sakhir, con Sport al lunedì, Olimpia al Attenzione, martedì, Master c'è Giulio. Naspaz che Congratulazioni sta a Naspa ostacolando un po' Giulio. Giulio. E ne approfitta Ferra perché un secondo e sette. Naspers purtroppo non nuova questi episodi. Con i doppiaggi c'è sempre un po' di difficoltà. Le bandiere gialle sono per Naspers, che dopo aver preso quelle blu fa uscire, costringe il commissario ad esporre anche quelle gialle, poiché procede lentamente per favorire il doppiaggio in confronto di Ferra. 28 di 29, con Christian che procede saldamente al comando, 14 secondi di vantaggio, una volta su tre. Solo nel 2017 chi ha vinto qui in Premier League ha poi vinto il titolo. Si parlava della Force India di Gilles, scuderia che tra l'altro non è impegnata in nessun campionato. No, perdono. Oh, Errore, Christian, errore, mamma. Mamma, quando tutto sembrava scritto, adesso si complica la vita da solo. 13 secondi da aggiungere, gli 8 di penalità per il Tia Prince, da aggiungere i 3 di penalità per Christian Marco. No, insomma, credo c'è da 6, affrontare eh. Ha preso un'altra l'ultimo giro. penalità da 3 secondi, E Cristian. a 6 Cristiano Marco, Si è rotto cioè, si è l'ala complicato. comunque. Sì, Eh sì, ha reso rotto l'ala. l'ultimo giro più difficile che mai per andare a vincere questo primo GP. Dicevamo che chi ha vinto qui ha poi vinto il titolo. Forse un pochino di lucidità che è mancata. Forse stava tentando anche l'assalto al giro veloce, perché in effetti, con tutto questo vantaggio, spingere in quella curva che notoriamente è solita ad una perdita del posteriore, perché si va a trazionare quando si sterza verso sinistra, il cordolo lì destabilizza molto la vettura. E quindi inizia un ultimo giro non facile. Sì, 13 secondi Tia Prince, diciamo 15 virtuali. Insomma, io non... dovrebbe vincere lui, dovrebbe tagliare lui per primo il traguardo, dovrebbe. Come detto, per Vediamo. tagliare per primo il traguardo, perché purtroppo di zigzag ne abbiamo visti segni che sì, ha tagliato e è andato a perdere, però il regolamento canta e quindi potrebbero esserci delle variazioni nel postgara. Auguriamoci non troppo grosso, perché non è mai bellissimo in effetti quando cambiano troppo le classifiche nel postgara. È abbastanza ecco, qui fa un po' di Mamma mia. traverso, sta rischiando un pochettino, è anche normale effettivamente lì, insomma si salta sul cordolo, magari andando più lentamente ci salti di più, stai più tempo sul cordolo e Crash di quindi Dr. si Long. provoca qualcuno No, Dr. Long. Aveva appena fatto il giro veloce. peccato. Beh, direi che comunque la posizione ce l'ha tranquilla. Eh sì, Sì. 50 sul Naspers dovrebbe farcela senza troppe difficoltà. E nel T3 Christian Marcon, le ultime tre curve, destra, poi tornantino stretto verso sinistra e poi di nuovo destra con un po' di sofferenza, con un danno all'ala. Arriva un po' zuffata la sua Red Bull, porta anche un po' di segni di una bella battaglia che si è già delineata con il Tia Prince. Questa volta è zigzaga non per rallentare, ma per andare a festeggiare e vincere il primo Gran Premio della stagione 2019-2020 con la Prime League. Vince Christian Marcon il Gran Premio d'Australia. Aspettiamo il passaggio del Tia Prince al secondo posto. Almeno la pista ci ha già regalato diversi valori, abbastanza divertenti. Vengono aggiunti, come detto, i 5 secondi per la penalità di stop and go che doveva scontare il Tia Prince. Sul podio arriverà anche Giulio.
di costanza, si è messo lì a fare il suo ritmo, dovrebbe essere più o meno 10 secondi, 5 secondi davanti a Prince. Quarto Ferra, anche lui è rimasto lì costante, ah sì, perso la posizione su Giulio, ma non si è gettato giù d'animo, ha tenuto nella posizione senza andare troppo nel pallone, soprattutto per Ferra che l'anno scorso in Prime aveva accusato un po' di difficoltà nel finire nel pallone sia al primo giro quando tutto gli andava storto che magari nel corso del GP, quindi buona la prestazione, tanta la maturità da rimandare River, almeno la valutazione, perché pole position, poi primo posto perso subito in trazione senza nemmeno arrivare alla staccata della alla prima staccata della stagione, sicuramente poco valutabile. Il passo vero è stato molto interessante con la media e poi insomma è riuscito a prendersi il quinto posto a discapito di Dr. Long, festeggia quindi la Red Bull, insomma sono punti già importanti a livello di costruttori con Christian Marcon, champagne per tutti quanti, festeggia un po' in solitaria Giulio nel mettere questi due Christian e Tia Prince continuano a battagliare anche con lo champagne. Giulio più pulito alla Raikkonen, viste le sue vesti in Alfa Romeo, bevuto con calma senza troppa fretta, così come in gara con calma, beve anche con calma e festeggia con calma, quindi questi i risultati sono un'impressione. Tra poco avremo i primi tre qui con noi nella cabina di commento per una breve intervista post gara e poi andremo con i saluti, ma prima di ciò una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Molto bene, eccoci tornati in diretta, voi post gara, sono arrivati i ragazzi, i primi tre per il podio, quindi i complimenti e procediamo subito, così chiudiamo questa serata con la prima settimana di campionati qui all'Albert Park. Iniziamo quindi dal vincitore Christian Marcon, molto positiva sia soprattutto il passo gara, Tia l'abbiamo visto accusare un po' l'usura delle gomme e credo molto divertito in quel sorpasso all'esterno della 3. A te per qualifica, gara, le sensazioni per questa soprattutto poi prima vittoria nella prima gara della stagione. Sì, è andato tutto bene in gara effettivamente, il sorpasso sì, è stato molto bello, uno dei migliori, non capita spesso. Ho sbagliato la qualifica, ho tagliato i primi due giri con la soft, ho dovuto usare l'ultimo treno a praticamente metà sessione, l'ultimo set di gomme a metà sessione perché non avevo più gomme nuove. Ho fatto il giro anche se parecchio sbagliando diverse curve, infatti ho fatto un 21.6, talmente tanto che poi a fine sessione ho provato a fare un giro con la gomma media e ho rallentato di 3 decimi facendo il T2 fucsia rispetto alla sessione, quindi vabbè. Partenza ottima, ho subito visto River partire malissimo, sono riuscito ad evitarlo, poi mi sono accodato a Tia e sapevo già che avevo già entrambe le due soste, sia quella la strategia con le dure che con la media. La strategia con la media era mi attacco a qualcuno e lo faccio andare, io inizio, mi gestisco un po' erse e carburante dietro anche le gomme, mentre invece la dura era nel caso mi ritrovavo da solo comunque in una situazione in cui dovevo fare o un undercut forzato o qualcos'altro. Invece per fortuna ti hanno andato abbastanza veloce i primi giri, mi sono attaccato a lui in scia, poi quando ho visto, iniziato a vedere che iniziava a perdere, che faticava, ho provato subito sorpasso, per fortuna è andata bene senza nessun contatto, ho tirato lungo appunto la gomma soft e poi quando ho visto che si è fermato ho detto dovrebbe essere abbastanza per rimanere davanti, infatti così è stato e poi è stato tutto tranquillo, a parte i due tagli, cioè i 6 secondi perché ho preso, perché praticamente la media era mai al 60%, stava impazzendo. E infatti ho anche rotto l'ala all'ultimo giro. Un grande spavento, ma per fortuna tutto ok. Molto bene, grazie mille. E allora veniamo proprio al tuo rivale, il Tia Prince 97. Quando le pedaliere non esplodono, visto che so che in pre-season è un parecchie difficoltà, c'è la velocità, c'è giusto da lavorare forse un po' sul consumo della gomma. E per te ci hai provato a restituirvi il sorpasso a Christian all'esterno della track. A te per qualifica gara ciò che vuoi dirci. Sì, intanto ancora buonasera a tutti. No, Christian è stato semplicemente fantastico, è stata una bella battaglia, anche se la seconda curva ho avuto paura di andargli addosso e se rompere l'ala. Per il resto qualifica soft, molto tranquilla, senza
andare a fare taglio, giri veloci che non servivano perché non era una lobby molto veloce. Credo che il 21.4 era già più che sufficiente, solo che giustamente in una pista del genere conviene anche partire secondi, essendo che la prima staccata ti permette di impedire al tuo avversario di, mettiamolo così, andarti davanti in prima curva. Poi Christian si è attaccato molto bene a me, io purtroppo non sono mai riuscito a gestire bene la gomma perché avevo il posteriore che andava letteralmente a fuoco, però è stata una bella gara. Adesso speriamo nel finale classifica di essere ancora secondo, se no alla prossima gara spero di battagliare ancora con Christian. Molto bene, grazie mille. E nel mentre che davanti qui se ne legnavano, nel mentre che poi davanti a lui succedevano, si avvicendavano diversi piloti, con Giulio rimasto composto, calmo, sereno, anche pochissimi tagli, ci ha colpito molto in effetti la tua tranquillità in generale, sia in qualifica che in gara. Buonasera a tutti, grazie. Qualifica, mi sono qualificato quinto, si poteva fare di meglio, però è andata così. Tra l'altro mi sono un po' tra virgolette incantato nei box a guardare un po' i tempi che facevano gli altri, e infatti l'ultimo tentativo non sono riuscito a farlo perché non sono riuscito a prendere, o meglio ho preso prima bandiera scacchi prima che finisse il tempo delle qualifiche. Comunque niente, in partenza per me l'importante era non rompere il flap, non avere contatti con nessuno. Ci siamo andati molto vicini, forse con Ferra mi sembra, che siamo arrivati a prima curva appaiati, sono andato un po' lungo, infatti ho perso una o due posizioni, poi dopo vabbè, ho cercato di mantenere il mio ritmo, ho superato subito River che presumo avesse la rotta all'inizio, e poi ho fatto una bella gara con Ferra sempre vicino fino a quando sono riuscito a mettergli un po' pressione, lui ha fatto un errore e l'ho superato. Poi per il resto ho gestito, anche perché alla fine non avevo più gomme e mi scivolava da tutte le parti, però sono riuscito a portare a casa un buon terzo posto. Gli altri oramai erano scappati via, non li avrei più presi. Molto bene, grazie mille. Ema, qualche dubbio che vuoi toglierti con i primi tre? Sì, voglio sapere il dubbio che mi affligge da tutta la settimana, se era meglio secondo voi dopo la gara rossa media o rossa hard? È una domanda per tutti e tre, diciamo. Allora, in ordine d'arrivo, Cristian. Facendo un giro in più rispetto a noi con la rossa, soft media, dipende dalla situazione, secondo me non ce n'è una migliore, perché per esempio io qua avevo spazio, se no la seconda, se no fai undercut con la hard. Molto bene, Tia. Pensando che la sessione si è dimostrata molto più lenta, forse la strategia migliore era media soft. Con la pista nel finale più gommata, la soft ti permette di essere più conservativo e comunque ottenere un ottimo ritmo per recuperare chiunque tu ti ritrovi davanti. Anche soft hard era buona, ma non prestazionale per recuperare anche possibili avversari anche con penalità. Molto bene, Giulio. Allora, sicuramente erano molto simili, nel senso che media soft era un po' più tirata perché l'usura delle gomme qui è molto elevata, però c'è da dire che è difficile anche superare, quindi magari avendo una mescola più morbida di vantaggio magari su un avversario che poteva avere una dura davanti, magari ci poteva anche stare. Io avevo provato tutte e due e alla fine ho optato per fare soft hard, è andata così, però non c'era una grossa differenza secondo me. Come diceva Christian prima, probabilmente dipende un po' dalle varie situazioni che potevano capitare in gara. Molto bene, allora archiviato il primo GP, restiamo con Giulio e già testa alla prossima settimana. Obiettivi Bahrain, replicare il podio, migliorarlo, che si combina? Ma no, sicuramente oggi aver già fatto il podio per me è una bella soddisfazione,
Certo, se si arrivano ai primi tre è sempre bello, sarà comunque difficile perché anche gli altri vorranno far bene. Vediamo, vediamo. È tutta un'altra gara, vediamo. Molto bene, Tia. Lì invece il consumo credo si sposterà un pochino di più al posteriore. Come detto, forse è sembrato l'unico tasto dolente per la tua Renault. Esatto, molto probabilmente non solo la pedaliera che potrebbe non solo esplodere ma anche volare, ma anche il setup che va sicuramente migliorato, sperando che poi a novembre ci sia l'investimento per il Fanatec. Per il resto sì, ripunterei ancora al podio, però stavolta a provare a vincerla. Anche se il Bahrain non è una pista che prediligo, ma vincere si può e si può anche tentare. Insomma. Cristian, ti aspetti anche un altro rivale nello specchietto? L'hai visto partire davanti a te e scodare verso sinistra River. In quel del Bahrain, cosa ti aspetti? Beh, di sicuro River è forte, non c'è molto da dire. Oggi per fortuna non l'abbiamo avuto con noi. Dovrei essere più sportivo, ma dal punto di vista dei punti fa comodità, insomma. È comunque riuscito a finire quinto, quindi nel senso, non è che nonostante tutto il caos è riuscito a finire quinto. Poi se non sbaglio, no, Dottor Long gli ha fregato il giro veloce, ma comunque era veramente veloce in pista, quindi vediamo, insomma, comunque un quinto posto a inizio stagione è nulla rispetto ai punti che si possono recuperare. Ci sono altre 20 gare, vediamo. Soprattutto Bahrain, che è completamente differente. Perfetto, grazie mille. Allora io ringrazio Ema per l'aiuto e il commento di questa serata. Siamo i saluti. Ciao Ema, buonanotte. Grazie, grazie a voi e ci vediamo in Bahrain, mi raccomando, direttore delle categorie, perché quest'anno ci sta. Ringrazio Dani per le immagini offerteci dalla pista, malgrado la differita per problemi tecnici. Grazie PSN. Figurati Raffa e ci vediamo settimana prossima in Bahrain. Lore nel ruolo di direttore di gare, a proposito di direttore di gara, tutti i ragazzi dello staff, gruppi di lavoro, etc., etc., anche chi lavora nell'ombra, i primi tre che sono stati qui con noi, salutone tutti e tre, mega felice. Ciao a tutti, ciao. Buona serata e alla prossima. Perfetto, ed infine vi rimando ai nostri social, su Instagram, Facebook, Twitter, il nostro forum www.formulaitaliateam.com, dove c'è anche lo spazio per lo store, potrete prendere una magliettina, anzi più una felpa, visto che arriva l'inverno, e siamo alla fine, a conclusione di tutto, e un saluto felice in vista del Bahrain, ce lo fai. Il Ciao. predestinato. Il predestinato vince il Gran Premio. No. Non va la Power Unit, andrà il motore elettrico e passa Hamilton. Non è vero. Buonanotte, dai, dai, dai. Ciao, ciao, ciao a tutti. Notte. Ciao a tutti, Buonanotte grazie. a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte, no. Buonanotte.